Io ho l'impressione che all'interno delle repubbliche sociali si giochi una partita molto feroce tra diverse concezioni del fascismo, diverse concezioni del potere fascista e diverse concezioni anche dell'obiettivo verso il quale indirizzare tutte le azioni. D'altra parte bisogna tener conto che loro stessi hanno coscienza che questi sono gli ultimi fuochi. Quindi c'è da una parte la volontà di costruire qualcosa e sicuramente uno come il nostro prefetto Podestà, eccetera, ha in mente qualche cosa da costruire in una prospettiva un po' più ampia. Ma c'è anche il tentativo di raffermare fino all'ultimo la propria individualità e la propria specificità come politici, come combattenti, eccetera. E questo spiega anche in gran parte l'ostinazione, la volontà, che non è solo una volontà sanguinaria, no? Ma è qualcosa di più, una volontà di sopravvivere al di là delle contingenze immediate, al di là della stessa propria vita, ma sopravvivere come modello politico-sociale che anima un po' tutte queste parti. La resistenza deve fare i conti con degli avversari molto determinati a durare non solo fisicamente, ma anche idealmente, con una propaganda che qualche volta riesce a incidere in maniera preoccupante. Queste categorie di intransigentismo, di violenza, eccetera, alla lunga non reggono. Certo, c'erano violenti, gli assetati di sangue, eccetera, ma questi però non giocano un ruolo politico così determinante. Lo stesso Mussolini lo sa benissimo. Quindi non incoraggia questi gruppi e incoraggia casomai piuttosto queste figure di simil moderati che gli garantiscono una presa sulla società del tempo, che ricordiamoci è una società profondamente conservatrice, profondamente influenzata dal fascismo. Noi vogliamo anche sperare che la resistenza abbia contagiato in profondità la società italiana. Personalmente sono convinto che non sia stato così. E quindi questa speranza di uscire bene dalla lotta di liberazione con un trionfo delle frange più democratiche era del tutto infondata. Questi personaggi che emergono sul finire e riescono a illudere una certa parte moderata che la Repubblica Sociale non sia solo un passaggio un po' violento ma che sia in grado di costruire qualcosa, questi personaggi finiranno per essere travolti da un cambiamento profondo che viene indotto dalla resistenza. Ma nello stesso tempo la resistenza deve fare i conti con tutto quello che questi qui hanno costruito di solidarietà tra i gruppi conservatori, con certi ambiti stessi della Chiesa, che si tiene un po' al di fuori dello scontro diretto, giustamente, perché non le conveniva scendere in piazza con gli uni o con gli altri. Però nello stesso tempo deve riuscire a convincere che c'è una via di moderazione che può salvare l'Italia e che la Chiesa, pur senza impegnarsi direttamente da una parte o dall'altra, rappresenta questa via d'uscita.